Buongiorno a tutti Hunters, siamo nelle prime ore del mattino, ci stiamo dirigendo verso Palermo e oggi sarà una giornata particolare ragazzi, oggi veramente mi voglio superare perché andremo a fare una caccia veramente veramente unica. Ho scelto per eccellenza il mio logo, cioè la beccaccia, quindi ragazzi oggi ufficialmente nel mio canale sarà proposta la caccia alla beccaccia, la vera caccia alla beccaccia, con gli ausiliari giusti, con tecniche giuste. Oggi sarà fatta la vera caccia alla beccaccia ragazzi, con cani da ferma. Avremo tutto l'occorrente per passare una fantastica giornata a beccarci, contornata, arricchita dal calibro 410, non vi dico altro ragazzi, sarà fatta in calibro 410 la cacciata, quindi uniremo la regina dei boschi con un calibro che fa sognare, quindi godetevi tutto questo video ragazzi che ne vale, dico la pena. Oggi saremo con la nostra doppiettina Rizzini, la BR552. Oggi se sbaglieremo le beccacce sarò diciamo giustificato dal piccolo calibro. Però noi ci tentiamo ragazzi, noi ci tentiamo perché il 410 è veramente un calibro che fa sognare. Ho visto che da quando sparo in 410 molti si sono avvicinati a questo calibro e molti mi ringraziano per averlo fatto conoscere e quindi sono contento di aver tramandato la mia passione a chi mi segue. Quindi ragazzi, come dicevo prima, il 410 oggi ci accompagnerà nella battuta per eccellenza, per un selvatico che ne vale la pena guardare questo video, per la regina dei boschi signori, la regina dei boschi ci farà compagnia in questo video, quindi non mi anticipo niente su quello che andremo a fare proprio specificamente, vedrete tutto sul posto di caccia. A dopo Hunters! Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati. Buongiorno, sì, l'ho visto solo. Guarda qui. Buongiorno. L'abbiamo raggiunto ragazzi, anche con quei 5 minuti di ritardo, ma l'abbiamo raggiunto. 7 minuti, dai, precisiamo. Partiamo. Ok. Allora. Eccoci ragazzi, qua in viaggio verso il nostro posto di caccia con Paolo alla guida. Si fa da autista. E due, come strade e il top. Perdiamo mai e senza navigatore. E senza navigatore, si parlava. Io faccio il navigatore, autista navigatore, e cacciatore. E cacciatore si orienta meglio, quindi è una buona per cosa. Cui la soddisfazione è maggiore perché hai raggiunto anche il posto senza navigatore. E come quello che va a caccia e si ricarica le cartucce, la soddisfazione è maggiore dell'abbattimento più aver sparato le proprie cartucce caricate da. Ora siamo a pochissimi metri da Portella alla Ginestra. Passiamo Portella e arriviamo sul piano degli Albanesi, posto dove andremo a caccia. Bellissimo ragazzi, io consiglio a tutti che non è qua dalla Sicilia di andare a visitarla, perché abbiamo dei posti fantastici. Poi, anche io siciliano rimango sbalordito dei posti che abbiamo. Diana degli Albanesi è famosissima per i suoi meravigliosi cannoli e per il suo pane squisito. Sempre nominata, che di fatti ora speriamo che il nostro amico Santino ci delizia con questa specialità, perché l'altra volta gliel'avevo chiesto. Ora vediamo.
ragazzi, oggi, come dicevo poco fa, la giornata sarà particolare perché faremo una caccia con un calibro particolare alla regina dei boschi, che è qualcosa che ci farà emozionare sicuramente, perché ci sarà un complesso di cose che ci renderà veramente felici di fare questo tipo di caccia. Quindi ragazzi, ci vediamo sul posto di caccia con l'amico Santino e tutto il resto della situazione. Va bene? A dopo ragazzi. Oh wow! Ah, bellissimo ragazzi! Grande ragazzi! Bravo Paolino! Mettilo qua! Bravo! Porta! Porta! Bravo ragazzi! Qua! Bravo! Eccola! Bravo Lapo, eh! Bravo! Bravo la mamma, eh! Basta! Ferma! E sto! Mamma mia, che emozione, Paolino! Però non cade, dovete fermare da sotto. Tu, via. Bravo, bravo. Lascia. Ragazzi, spettacolo. Dov'è che spettacolo, ragazzi? Prima beccaccia, il calibro 410. E ci divertiremo, ragazzi. Qua già è partita bene la situazione. L'albero l'albero davanti. No, no, pure se l'ho vista non si è fatta sparare. Troppo davanti l'albero. Giusto, giusto. È andata via ragazzi, era stata fermata dal cane, si era messa vicino a questo albero qua e ci ha fregato perché è volata dietro l'albero e non ci siamo potuti sparare. Qua se non abbiamo fiato ragazzi non andiamo da nessuna parte. Cioè, queste montagne sono tortuosissime, ci vuole allenamento, un certificato medico dal cardiologo, che se uno ha il cuore a mezza botta rischia di rimanere, ragazzi, mamma mia, esperienza unica, unica. Respirare aria pura, ragazzi. Aria pura, 410, beccacce, che si vuole più dalla vita, ragazzi. Caduta! Caduta! Grande! È difficile questa, no? Era molto difficile questa beccaccia. L'ha preso la cucina? L'ha presa? Sì, l'ha presa. Non lo so, ma ho visto che è qui sotto. Speriamo di recuperarlo. Dai ragazzi, grande abbattimento in 410, molto impegnativo.
Bella ragazzi, questa forse non è stata ripresa bene bene, ma vi dico che il tiro era veramente impegnativo. Vediamo di recuperare. Via, qua là poco. Allora, qui forse praticamente fino a questi gli alberi che ho visto che praticamente si è un po' tutta l'acqua. Arresta video. Qua, dopo. Mamma mia, difficile qua. Qua. Dopo. Ragazzi, l'emozione è stata unica oggi a beccarci con i 410. Stiamo facendo poco però quel poco io sono contentissimo, perché abbattere la beccaccia in 410 per me ci sta anche una beccaccia dalla sua soddisfazione. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, spolliciate e mi raccomando, per altri video iscrivetevi al mio canale YouTube Almeria di Girolamo Channel TV. Al prossimo video ragazzi.